questo pomeriggio intervista a Carmine Tommasone in diretta qui sul canale di Boxmania, dopo che lunedì abbiamo intervistato il maestro Biagio Zurlo. Intanto saluto le persone che si stanno collegando con noi. Aspettate un attimo che lo invito, scusatemi nel frattempo. Fede, Oh, guarda come sei bello adesso. barboso, barboso, capelli lunghi, guarda, No, ma la infatti, quarantena. sai cos'è? Ho detto, ma infatti me la sto facendo crescere anch'io, perché ho detto, se se la fa crescere Carmine, pure io. Solo che se mi diventa lunga come la tua, mi sa che mi devono trapiantare la faccia, perché io la pelle è delicata, capito? Come quelli veramente belli. Sto Allora, bene, come stai? Fede. Eh? Come stai? Bene, bene, dai, bene. Ancora un po' rinchiuso in casa, però si inizia a sbloccare qualcosa, dai. Mi sento ancora rinchiuso perché non si può andare in palestra, questo è il punto. Dai, e per uno come te è difficile, perché so che tu passi la tua vita in palestra, quindi. Sì. Parte della mia giornata la passo in palestra, è come la seconda casa. Fortunatamente mi sono attrezzato qui davanti casa, c'ho il sacco, c'ho la pallina, esercizi a corpo libero, quindi riesco ad allenicchiarmi, dai. A casa tutto bene, eh? La tua nuova moglie. Sì, tutto bene, la vita matrimoniale procede bene. Anzi, questa quarantena diciamo che forse mi ha fatto bene a me e mia moglie, dai. Dai, sei rimasto un po' più a casa. Sì. Allora, io racconto questo aneddoto e poi faccio le domande. Dovete sapere che io, quando ho incontrato per la prima volta il signor Carmine Tommasone nella sua bella contrada, stavamo passeggiando per andare nel bar della tua famiglia e ricordo distintamente un uomo che bloccò il traffico per venirlo a salutare. E quando quello dietro suonò per dirgli la sposti la macchina, lui gli rispose: "No, ma sto salutando Carmine Tommasone". E quello lì che suonava disse: "Vabbè, scusami". Questa è stata, penso, la cosa più bella che abbia mai assistito che riguardava un pugile. Eccolo. Ci Ma siamo, ci sono più siamo. belli per stare tutti e due nello stesso momento in diretta, capito? Bravo, bravo, bravo. Sarà questo. Sono uscito fuori. Forse vado meglio, non lo so. Però non è un problema mio. A me la connessione andava bene, Fede. Qua non lo so perché, tutte e due nello stesso momento non possiamo stare insieme. Bravo, secondo me è questo. Ci sabotano. Io ho questa idea Sì, che bravo. siamo troppo belli. È una cosa. Guarda come sono attrezzato, guarda. Va, che bello, va. Allora, perciò hai capito cosa è successo quella volta che venni da te? Cioè, la gente si ferma per salutare Carmine Tommasone. Io vorrei sapere. Domanda, prima domanda step. Cosa rappresenta Carmine Tommasone per contrada, per non dire Avellino? Beh, diciamo che Contrada è un piccolo paese di 3.000 abitanti, quindi avere un atleta come me, pure che ha partecipato alle Olimpiadi, oppure che all'epoca il match intercontinentale andò in differita su Italia 1, quindi diciamo per il piccolo paese come me è stato un pregio, quindi mi vedono come sono un simbolo per Contrada, dai, diciamo, questa cosa mi fa molto piacere. Molto onore. Quando ti fanno sindaco? Prossima elezione. Bella, bella domanda. Sai che le ultime elezioni volevano farmi candidare, però ho detto faccio ancora l'altra agonista, non mi posso fare nemici, devo essere neutro, quindi non mi sono candidato. Poi gli stanziamenti comunali finiscono tutti a pugilato, non al calcio, quindi. Bra, 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 specialmente i piccoli paesi come i nostri, la Subito. politica si sente molto. Sarebbe il primo comune che sponsorizza il pugilato per 1 milione di euro. Subito, come fai? Il più grande poema. Magari, Neanche il Sud Mega magari, magari. sponsorizza così. No, vabbè. Invece, che emozione è stata essere il primo professionista italiano alle Olimpiadi? Beh, guarda, Federico, su questo ti posso dire che è stata un'emozione indescrivibile.
un'emozione che si può raccontare solo vivendole certe cose, perché non essere riuscito a partecipare alle Olimpiadi. Quindi una volta passato professionista ci avevo tolto il muso da sopra. Sai, poi si ripresenta questa occasione dopo, quando tu pensavi che era una cosa impossibile ormai partecipare alle Olimpiadi. È il sogno della vita che si realizza. Mi sentivo come un bambino che stava realizzando il proprio sogno dopo una vita di sacrifici, che ho dato tutto a questo sport. Quindi era il classico sogno che si realizza, dai. Ma secondo te i ragazzi che erano con te, che avete fatto la spedizione a Rio, è stata una questione ambientale che non si è funzionato tutto, oppure c'era veramente gente forte, forte, forte quell'anno lì? Guarda Federico, io purtroppo sono stato pochi mesi là in ritiro ad Assisi, solo il periodo da dopo la qualificazione, quindi il mese di luglio. A fine luglio siamo partiti, io ho finito il torneo il 3 luglio in Venezuela di qualificazione, poi il 5 luglio abbiamo iniziato la preparazione ad Assisi, il 28 siamo partiti per Rio, quindi sono stato quel periodo breve là ad Assisi, e diciamo che io mi sono trovato molto bene, ci siamo allenati alla meglio, non so cosa sia andato storto lì a Rio, la verità, perché prendi me che io al primo turno ho battuto in carica contro il campione del mondo, se non erro, giusto? Non ho capito, Fede, scusami, dicendo basso. No, stavo dicendo, tu hai combattuto con il campione del mondo in carica quell'anno lì, quando sei uscito. Sì. Io già al primo turno avevo incontrato il messicano che aveva vinto la medaglia d'oro al torneo di qualificazione in Venezuela, e quindi già diciamo che non ero stato fortunato nei sorteggi. Poi ho fatto il match perfetto, ho vinto contro il messicano, poi il secondo turno ho preso subito il cubano, il campione del mondo, e quindi questo è pure un po' di sfortuna, pure perché in un sorteggio migliore si poteva, sai com'è, pure arrivare ai quarti ad un bronzo, quindi sarebbe stata bella soddisfazione. Mangiacapre subito si è infortunato dopo la vittoria. Per quanto riguarda questo, giustamente dal mio punto di vista, Clemente Russo, diciamo, è stato sconfitto ingiustamente da Dischenko, che poi ha vinto la medaglia d'oro, anche se non aveva vinto, a mio parere, contro Clemente Russo, anche se Clemente Russo poi aveva vinto il match contro il tunisino, che è un match molto equilibrato era stato. Cappai ha perso il primo incontro contro l'americano, ma Cappai la prima sconfitta l'ha subita con il peso, perché ha sofferto tantissimo a fare il peso. Mi ricordo io, noi abbiamo esordito insieme la mattina, il giorno prima abbiamo fatto la rifinitura insieme, e lui stava malissimo fisicamente proprio per il peso, perché stava patendo il peso da molto tempo, e sappiamo tutti che quando non riesce a fare il peso bene, poi su ring non riesce a dare il massimo. E diciamo che è stato un torneo un po' sfortunato, un po' per tutti, dai. Però giustamente, se in squadra ci sono dei fuoriclassi, la medaglia esce sempre, questo è pure da dire, perché poi giustamente ci sono state molte critiche, molte cose. Se voglio stare qui a raccontare molti aneddoti, meglio non li racconto, pure perché non mi voglio fare nemici, quindi no. Meglio così, diciamo che diciamo in grosso modo è stata un po' questa la situazione. A parte che questi nemici, per venire a contrada a disturbarti, penso che le buscano tutta la popolazione lì, escono dalle è vero. È venuto bloccato nel bar di famiglia un signore sull'ottantina che mi ha bloccato per raccontarmi tutta la vita di Tommasone sì. A tutti, ma proprio a tutti, senza discriminazione, anche quelli già la sapevano, per dire. No, invece il tuo match con Grandelli? Guarda, quando mi hanno fatto questa proposta un po' ci ho pensato, ma non in che senso ci ho pensato, no, a fare o non fare il match, perché un match tra due italiani, giustamente questo è un match che fa molto molto audience, molto gola agli amanti del pugilato italiano, perché siamo due pugili italiani della stessa categoria, dove io, beh, lo sappiamo, ho 36 anni, quindi ho fatto il titolo mondiale, la mia carriera, giustamente vogliono sapere se
riesco ancora a fare pugilato a certi livelli, e Grandelli sta dimostrando di essere un ottimo pugile a livello professionistico, pure a livello caratteriale, molto molto bravo. Quindi loro vogliono questo confronto proprio per vedere chi dei due ancora, se io so, riesco a stare ancora in carreggiata, e lui se è vero che è il campione che vuole dimostrare di essere. Quindi questo fa molto gol sia ai manager sia a tutto il movimento pugilistico italiano. Penso che siano match che per portare il pugilato a certi livelli in Italia si debbano fare, quindi è giusto così. Ma combattere a Milano invece a porte chiuse, come la vedi? Beh, io dopo, guarda, secondo me, vista la situazione, da una parte sarebbe anche giusto combattere a porte chiuse, perché penso che la salute viene prima di tutto. Poi sappiamo che i pugili, stare troppo tempo fermi non è una cosa molto molto buona, quindi prima o poi qualcosa deve succedere nel pugilato, si deve sbloccare la situazione. Io la cosa che vedo molto complicata è il fatto che dicono sì, vogliono aprire le palestre, vogliono far allenare individualmente, ma quello che manca a noi pugili è fare sparring, fare guanti, quindi questo sarà una cosa molto difficile. Farlo a porte chiuse penso che sia una cosa fattibile, anche se non penso che per i manager e per l'OPI, che la società organizzatrice, sia una cosa positiva, perché loro giocano pure molto sulla vendita dei biglietti, fanno un buon lavoro, una buona pubblicità, quindi si devono intersecare tanti fattori. È veramente difficile vedere questa cosa. Erano pronti i pullman contrata Milano contrata, oppure no? Sì, c'erano un sacco di pullman pronti sì, da parte mia che da parte di Grandelli, quindi erano pure un grande spettacolo di pubblico, questo sicuramente. No, perché onestamente mi ricordo le flotte in pullman che vennero a quella tua Unione Europea contro A Caivano, capitanata sempre da questa persona anziana di cui parlavo prima, cioè nel senso sì. Lì col pullman, non gli fregava nulla. Lo sai, mi chiese, dopo un paio di giorni venne da me al negozio, mi chiese la, vide una sua foto che gli fece un fotografo in primo piano sotto al ring, e gliel'ho stampata e gliel'ho regalata, ha detto che la conserverà per tutta la vita sul comodino. Soddisfazioni, quindi no, perché una dimensione, cioè ora ovviamente bisogna riflettere anche che molti parlano del pugilato in maniera negativa, perché molti pensano ma il pugile non attira più le folle. In realtà tu vai in controtendenza, perché quando combatti tu il tuo paese risponde quasi tutto, cioè sì, ho la fortuna che il mio piccolo paesino riesce a rispondere molto bene a questa cosa, partecipa, si organizza. Poi c'è un grande lavoro che fa il direttore sportivo della palestra, Federico, che fa pure il pacchetto, il biglietto del pullman, comprese la mia maglietta, quindi fa un buon lavoro pure il dirigente sportivo della palestra, Federico, quindi sono tutti questi fattori messi insieme che portano a fare quello che poi tu hai visto in quei match. Io penso che comunque, secondo te quanto manca un grande organizzatore anche al sud, che organizzi al sud questi grandi eventi di pugilato? Penso che manca tantissimo questa cosa. Io ho visto che l'Opi Sins di Kerchi ultimamente sta facendo un buon lavoro con la televisione, con DAZN, e questo l'abbiamo visto tutti, pure con la partecipazione di Eddie Hearn, quindi sta facendo veramente un grandissimo lavoro, perché portare Eddie Hearn in Italia, lo sappiamo tutti, non è facile, quindi tutta la famiglia Kerchi veramente sta lavorando bene su questo punto di vista. Poi ovviamente abbiamo pure la fortuna di avere questa piattaforma come DAZN che ci sta dando una mano, fa un buon lavoro,
fa delle interviste pre-match, delle interviste negli spogliatoi prima di salire sul ring, e penso che questo serva molto a pugilato. Purtroppo, per far crescere il pugilato in italiano, Federico, penso che l'unica soluzione sono le televisioni, e la televisione è quella, è l'unico mezzo di comunicazione. Anche le grandi reti ti aiutano, come quella tua di Grandelli. Sì. Io penso che per far crescere il pugilato in Italia bisogna vedere grandi match e televisione. Sono due fattori importanti, e questi porteranno al risollevamento del pugilato in Italia. Ok. Mentre invece lo so che è un tasso dolente per il risultato, ma favorevole per... No, vabbè, io ho fatto questo mondiale, come sempre mi sono allenato al 100%, la famiglia Kirk addirittura mi ha aiutato, mi ha mandato uno sparring dall'Inghilterra specifico con lo stile di Valdez per allenarmi, e questo mi ha aiutato tantissimo, pure perché sappiamo i problemi che abbiamo noi per fare i guanti, ci spostiamo avanti e indietro, quindi io, avendo uno sparring a disposizione da me, e ho avuto modo di non muovermi dalla mia palestra, questo mi ha dato tantissimo. L'esperienza mondiale, io sono andato a combattere in America in un'organizzazione come la Top Rank contro Oscar Valdez, uno dei migliori pesi piuma nel panorama mondiale del pugilato in questo momento, lo sappiamo tutti, affrontato i migliori della categoria, vincendo pure le prime del limite nelle prime riprese. Io avevo studiato una strategia di portare il match ai punti sulla lunga, e quello era il nostro obiettivo. Io sapevo che lui era un ragazzo giovane, promettente, campione del mondo in carica, io alla soglia dei miei 34 anni, 35 anni, ad affrontare un mostro lì in America. Pure lì ci sono state un sacco di critiche e di critiche, però sfido chiunque ad andare in America davanti a un mostro come Valdez, che è il Messi del pugilato mondiale nella categoria dei pesi piuma, e stargli davanti per 7 riprese con 15.000 spettatori che ti guardavano, cioè dovevi essere forte già dal punto di vista psicologico, altrimenti non saresti riuscito nemmeno a salire sul ring, perché platea così, io giustamente pure nella mia lunga carriera con la mia tanta esperienza non avevo mai vissuto, è come se fosse tutto nuovo per me questo, Beh, ma è anche perché storicamente tu sei uno che combatte veramente poco, cioè durante l'anno, non è che sei uno che combatte veramente tanto. Sì, ho combatto poco durante l'anno, perché poi fortunatamente era uscito questa cosa con Dazon, con Kirk, da quando ero passato con Kirk stiamo incominciando ad incrementare un po' la cosa. Infatti avevo fatto 2 match in un anno, poi il terzo match è arrivato il mondiale, un'occasione che non ho potuto rifiutare. Ovviamente se questo mondiale sarebbe arrivato qualche annetto prima, con un incremento di match, sai, crescendo come ti fanno fare la carriera avanzata, invece sono da un match di 6 round contro, diciamo, tra virgolette, un pugile mediocre, sono andato a fare direttamente il mondiale. Però sono opportunità che nella carriera non capitano a tutti, e non tutti lo possono fare. Io penso di essere un pugile che ho dato tanto al pugilato italiano, come il pugilato italiano ha dato tanto a me. Ho avuto il piacere e l'onore di partecipare a 2 eventi più importanti per un pugile, che sono le Olimpiadi e un titolo mondiale in America organizzato dalla Top Rank di Bob Arum, quindi non posso recriminare niente. E poi onestamente nessuno può dire che ti sei tirato indietro, perché hai dato tutto. No, infatti io ho visto molti pugili italiani, non faccio nomi, io ho visto match che sono andati a combattere all'estero pure per un titolo europeo oppure per un titolo minore, dove il match non l'hanno proprio fatto. Io quando mi sono preparato al 100% come sempre, abbiamo pure parlato col maestro in palestra, è inutile che facciamo quelle cose, che andiamo là non ci proviamo, io vado là, faccio il mio pugilato, ci provo, se va se non va non va. Infatti avete visto che io ci ho provato fino alla fine, ma potevo pure scappare sul ring, ma io non l'ho fatto. Quando ho dovuto girare, giravo; quando ho dovuto affrontarlo, l'ho affrontato, perché quello è il pugilato, è il mio lavoro, quindi ho fatto il mio meglio fino all'ultimo, senza avere recriminazione, dicendo vabbè, se provo a fare così, se provo a fare no, io ho dato il mio 100%, ci ho provato, purtroppo sapevamo che
era Valdez è andato così. Ma poi un aneddoto, questo ti fa capire quando poi all'angolo c'è un allenatore a livello mondiale come lui, che adesso c'è il Reynoso, il stesso allenatore di Canelo, che è il migliore allenatore al mondo. Io avevo studiato Valdez, che lui portava sempre quei calci larghi, infatti ero riuscito a seguire i video, gli highlights, io molti calci di Valdez sono riusciti a schivarli e passargli sempre sotto, e lui era andato in difficoltà su questa cosa, io me ne ero accorto. Poi se uno vede bene il match, all'angolo, alla sesta ripetizione, ti dicono guarda, non portare più quei calci, quindi incomincio a portare i montanti. Giustamente io poi là per là non me ne ero accorto, gli hanno detto così, lui come è iniziato la settima ripresa mi ha preso preciso col montante destro al mezzo. Questo ti fa capire lui come ha messo in atto, che è un campione del mondo, ha messo in atto quello che gli è stato detto all'angolo da uno che ha saputo vedere il match, come Reynoso, che è uno dei migliori allenatori al mondo. Ma fisicamente si notava che era leggermente più grosso di te, sì, ovviamente si sentiva in maniera pesante anche sul ring, quindi immagino che sia stato anche complesso il divario fisico tra tutti e due. Guarda, io questa è una cosa non lo so, perché al peso sembrava piccolino come pure lui, poi i messicani lo sappiamo come Canelo, si giorno dopo sul ring si trasforma, non so cosa fanno, la verità, perché là hanno tutte delle loro teorie. Ti dico un altro aneddoto particolare che mi è successo lì in America. A parte che poi quando vai là in America, guarda, è tutto difficile, perché loro decidono tutto loro. Io ero negli spogliatoi, mi stavo preparando, all'improvviso sono venuto a farmi il doping, l'antidoping. Ho detto, ma come, l'antidoping si fa prima del match, non si fa dopo? No, qua le regole sono queste, l'antidoping prima del match. Poi non so che dirti su questa cosa, se uno poi dopo fatto l'antidoping negli spogliatoi, dopo un'ora che sono salito sul ring, uno cosa ha potuto fare? Ti dico che Valdez ha fatto come Canelo, un giorno prima era una persona, il giorno dopo ne era un altro. Vabbè, dai. Però sono cose che sanno loro, purtroppo quando vai ad incompere in certe cose non puoi dire niente, non puoi fare niente, perché devi stare alle loro regole. Loro l'ago della bilancia alla fine, non è che puoi fare... Non ho capito, Federico. No, attualmente sono loro che sono avanti su quella sì. Ma tu pensa che ho visto Valdez arrivare con una squadra di 15 persone dietro, chi gli curava una cosa, chi un'altra, chi gli cura i social, poi c'è lo sponsor tecnico che è la Gatorade, che è una multinazionale mondiale. Tu calcoli che io sono andato a fare un mondiale in America, ho trovato difficoltà a trovare un piccolo sponsor che mi dà una mano pure per la cosa più banale, durante la preparazione per andare dal fisioterapista, ad esempio. Cioè, questo ti fa capire la grande differenza tra noi e l'America. Quindi pure per questo, certe volte, quando le persone criticano, ma dove Masone, dove va, dove è andato, dove va... Cioè, io voglio far capire pure questo, che purtroppo noi, cioè, per arrivare a certi livelli dovremmo avere pure i mezzi per arrivare a certi livelli. È normale. Ognuno gioca con le carte che ha in mano, non è che sì. Noi dal canto nostro ci abbiamo messo il tutto, in quello che avevamo io ci ho messo il tutto, e questo l'ho dimostrato sul ring. Visto, Carmine, chi non lo ammette non ne capisce, cioè, perché hai dato tutto quello che potevi dare, sì. Quindi vai, l'ho affrontato sempre come al meglio, come potevo fare il meglio, come potevo fare di meglio. Ho capito. Invece adesso, dopo Grandelli, cosa vorrai fare in caso di vittoria? Un europeo? Beh, io mi auguro di vincere il match con Grandelli, perché penso di poter dare ancora tanto al pugilato. È vero che ho 36 anni di età, però nella mia lunga carriera, nella mia età, io ho sempre fatto l'atleta a 360 gradi. Quindi sto bene fisicamente, atleticamente, mi mantengo sempre in forma, faccio una vita abbastanza pulita, quindi so che posso, per qualche anno posso ancora dare tanto al pugilato. Mi auguro di vincere il match di Grandelli e avere una chance europea, perché l'europeo, ho fatto la comunità europea e l'europeo poi direttamente il mondiale, quindi l'europeo è una cosa che mi manca e mi farebbe piacere, perché io penso che l'europeo mo forse attualmente non ha tanto valore, sia in Italia da noi, in tutta Europa, però gli anni 80-90 l'europeo veramente
un match importante e duro, quindi mi pare le tappe per un pugile italiano che deve conquistare, cioè l'italiano, l'europeo e il mondiale sono le importanti. Sì, e la gerarchia dovrebbe essere così, la scaletta da fare. Purtroppo oggi le cose sono cambiate, sono uscite tante nuove cinture. Intercontinentale ci sta, però adesso è uscito addirittura tipo, io non giustifico quelle sigle, tipo l'europeo VBO, l'europeo, cioè sono tutte sigle. La comunità europea ci sta, però dopo la comunità europea, l'europeo e poi il mondiale, l'intercontinentale, queste sono le sigle che ma poi troppo sigle, troppi titoli, poi fanno male al pugilato. Sì, fanno male al pugilato, fanno male soprattutto ai pugili, perché poi io parlo sempre per quanto mi riguarda, Fede, senza fare no, vedo pugili in Italia che con queste cinture, diciamo, tra virgolette, conquistate, si pensano già di essere campioni del mondo, e purtroppo non è così, perché poi vediamo come andiamo all'estero che non siamo nessuno. E quindi penso che le cose dovrebbero essere fatte settorialmente, come funziona, come hai detto tu, titolo italiano, comunità europea, intercontinentale e mondiale. Però fare sempre match veri, purtroppo, sai qual è, a volte pure qual è il problema? Io il match vero lo voglio fare, no? Ma fortunatamente, ti dico la verità, con i Cherchi mi trovo benissimo, loro pagano benissimo e tutti, perché uno è arrivato a un certo punto della carriera, ne fa pure una questione economica, Federico. Perché il pugilato, sì, la passione fino ad un certo punto, ma quando lo fai a certi livelli tu rischi la vita. Io in America ho dovuto firmare delle clausole in caso di morte a chi rimaneva la mia eredità. Cioè, per dire, uno a quel livello non inizia a fare pure per mestiere. Allora, permetti che io, se devo rischiare determinate cose, voglio pure letti così inventati per 1.000 euro, 1.500 euro, come ho sentito dire pure da molti miei amici che hanno fatto questi, cioè a me non mi va. Voglio fare match veri fatti bene, voglio essere pagato. Io ho avuto molte proposte, a me mi hanno scritto dalla Germania, dalla Polonia, che mi volevano là a combattere, addirittura mi hanno chiamato dall'America quando Canelo ha fatto con l'inglese Fritzburg. Mi volevano far fare il sottoclou con Ryan Garcia, 10 round, e mi volevano dare, ti dico la verità, $20.000, che poi in euro erano molto più poco, pagando le tasse in Italia non arrivavo nemmeno a 10.000 euro. Ma secondo te uno può fare un match per 10.000 euro contro Ryan Garcia, uno dei migliori pesi leggeri? Cioè, allora, cioè, so cosa. Allora, se tu mi dici, guarda, vuoi fare con Ryan Garcia, ti do 100.000 euro, allora già uno ci avrebbe pensato. Io certe volte pure per questo, come hai visto, ho fatto pochi match nella mia carriera, però sono stato molto selettivo, perché se mi dovevo vendere, io mi potevo vendere benissimamente, perché mi hanno chiamato pure per fare in Polonia contro il campione polacco, ma ne ho fatto sempre una questione di etica, di professione, che ho voluto fare il pugilato in un certo modo, in una certa maniera, in un certo livello, perché certe volte quando tu dici, vabbè, ma questo ti voglio notare i manager, sì, però è colpa anche di noi pugili che accettiamo determinate condizioni, perché se tutti i pugili in Italia non accettassero determinate condizioni, le cose cambiassero. Scusami se te lo dico, ma come si dice, non è il titolo che fa il pugile, è Bravo, il match del titolo che fa il pugile. bravo, 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 ecco, bravo, hai detto una cosa intelligente, Federico. Grazie, ogni tanto mi capita, non sempre. Allora, io ti ringrazio per essere stato con noi, Carmine. Magari ci risentiamo in settimana, ci facciamo una chiacchierata di noi al telefono senza interlocutori esterni, perché è tanto che non ti sento. Ted, scusa, non ti ho sentito. Ho detto, Carmine, ho detto, ti ringrazio per essere intervenuto. Ci sentiamo in settimana per un saluto tra di noi privato al Sì, ti telefono. sento, ora ti sento. Sì, ti sento. Quindi magari ci sentiamo un'altra volta tra di noi, va bene? Ti ringrazio, è stato un vero piacere averti Va con me. bene. Mi senti? Non mi sente più, ragazzi. Aspettate, vediamo se ce l'abbiamo.
Eccolo, Carminuccio. Niente, non ti faccio stare a casa oggi. Figurati. Ho detto, sono io contento che mi avete dato questa opportunità. Mi ha fatto grande piacere fare questa chiacchierata con te. Ho fatto pure una sorta di sfogo. Però ci dobbiamo vedere a contrada, io, tu e il signor anziano di prima, sappilo. Assolutamente, assolutamente. Ciao amico mio, è stato un vero piacere. Oh, Fede, voglio fare solo un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno seguiti, che hanno commentato, come leggo adesso il commento di Gianluca Ceglie che mi sta salutando. Ho letto pure qualche commento di prima, qualcun altro che mi salutava, quindi voglio ringraziare. Non sono riuscito a rispondere perché stavamo parlando. Li volevo salutare tutti e ringraziare tutti a coloro che hanno partecipato e mi hanno salutato in diretta. Faccio un ringraziamento a voi di Box Mania che lavorate veramente con serietà e dedizione per questo sport e ci aiutate tantissimo. Allora, Federico, un abbraccio e ci vediamo presto di persona. Allora, ciao, grazie, grande.